Allora, intanto Aria Vasta 4 smentisce le notizie apparse oggi sulla cronaca locale riguardo a un caso sospetto da virus, da coronavirus. E noi non abbiamo nessun paziente ricoverato in ospedale sospetto, che sia sospetto. Ok. Abbiamo avuto ieri sera comunicazione da parte della Regione Marche su quelle che sono le linee operative che tutte le aziende debbono adottare. Noi stiamo dentro a questo sistema organizzato e previsto dalla nota che ci ha fatto il GORES, che è l'organo di controllo regionale. E tutto quello che sono gli aspetti di comunicazione istituzionale vengono gestiti a livello centralizzato da parte degli uffici della Regione Marche, dagli addetti alla comunicazione, e Ecco. è a disposizione sul sito nostro dell'Area Vasta 4 anche un sito istituzionale ufficiale del Ministero della Salute dove si possono avere tutte le informazioni possibili. Ecco, direttore, quanto è concreta la possibilità che si venga a creare una vera e propria psicosi da coronavirus, anche andando a fraintendere quelli che possono essere sintomi di una normale influenza, tra l'altro immotivatamente se non ci sono stati contatti o viaggi recenti nei paesi a rischio? È chiaro che siccome è una notizia mondiale, è chiaro che può subentrare una forte preoccupazione per tutti, soprattutto per quelle comunità che provengono dalle zone colpite della Cina, per cui ci sta questa grossa preoccupazione, però al momento siamo su questi livelli. Bene, comunque a livello di Area Vasta 4 siete preparati. Sì, noi con il nostro nucleo operativo interno stiamo facendo quello che è d'obbligo fare, quindi siamo nei percorsi.